procedurale, ma lo dico in maniera trasparente dal punto di vista politico, cioè l'azienda ha deciso di non fare iniziare un iter autorizzativo di un progetto così importante in un momento in cui la gente non poteva uscire di casa. Quindi banalmente abbiamo atteso fino all'estate del 2020 per poter avviare sia la valutazione di impatto ambientale che la conferenza dei servizi, in maniera tale che anche organizzando con il comune abbiamo potuto vederci, per quanto con tutte le limitazioni del caso, anche di persona con la cittadinanza. E poi diciamo il tempo perso poi durante l'iter autorizzativo è un po' il tempo diciamo fisiologico per progetti di questo tipo, cioè è raro che ci si impieghi meno di un anno o due per avere le autorizzazioni. In particolare questo è un progetto che rientrava ancora nella vecchia legge obiettivo e quindi l'approvazione veniva fatta dal comitato interministeriale della programmazione economica, che oggi si chiama anche dello sviluppo sostenibile, e approvazione che è arrivata a fine dell'anno scorso con pubblicazione a gennaio 22. Questo per dire che nonostante noi avessimo finito il progetto diciamo all'inizio del 2019, fino all'inizio di quest'anno potevamo fare poco, anzi potevamo fare assolutamente niente. Inizio a spiegarvi un po' il progetto dal punto di vista funzionale, perché come vi anticipavo prima, uno dei commenti più frequenti che ci pervengono è sul fatto di perché abbiamo fatto questa soluzione circolare così, che magari sembra uno spreco sia di territorio che di infrastruttura. Però innanzitutto soluzioni del genere esistono già, in particolare l'esempio che portiamo sempre è l'aeroporto di Heathrow, che a Londra ha un collegamento di questo tipo, ma è una soluzione che ci ha permesso di avere una serie di funzionalità legate soprattutto alla fluidità dell'esercizio. Vengo a spiegarvela rapidamente. Allora, la bretella ferroviaria si distacca dall'attuale linea Mestre-Trieste tramite un doppio bivio, uno lato Venezia e uno lato Trieste, e quindi il binario prosegue a semplice binario, o meglio a doppio binario per senso di marcia, e dopodiché fa un cosiddetto cappio per poi richiudersi da dove è venuto. Allora, questa soluzione, diciamo, che è stata chiamata cappio perché è la cosa che anche vedete qui nello schema in mente più velocemente, in realtà è quella che ci ha permesso di realizzare una stazione abbastanza compatta, cioè con solo i due binari, e quindi con diciamo uno scenario di sviluppo anche dal punto di vista dell'incremento di traffico molto elevato. E vi do due elementi. Allora, la stazione, tutta la parte tratteggiata, poi lo vedremo, è interrata, mentre nella parte con la linea continua è all'esterno, e prevede che tempo di percorrenza medio, tanto per farvi capire un po' di cosa stiamo parlando, tra la stazione di Mestre e la stazione aeroporto di circa 15 minuti con una fermata di intermedia da Venezia a Carpanedo, ed eventualmente la possibilità di deviare treni che da Mestre vanno a Trieste o viceversa all'interno del famoso cappio con un perditempo di soli 10 minuti. E qui forse si vede il vantaggio maggiore, perché appunto se avessimo avuto una stazione non passante ma di testa, a questi 10 minuti avremmo dovuto aggiungere il tempo medio di cambio banco, che se avete mai preso una freccia è il tempo che sta fermo un treno a Firenze quando arriva e poi riparte, che può essere 5, 7 minuti, in alcuni casi anche 10, quindi sarebbe quasi raddoppiato il perditempo per i treni che transitavano sulla Mestre di Trieste. E quando noi progettiamo queste infrastrutture ovviamente partiamo da numeri che, come vi dicevo prima, nel nostro caso sono gli utenti dell'aeroporto. E noi abbiamo analizzato sostanzialmente due scenari, uno scenario al 2030, che per noi è uno scenario a breve termine, che prevedeva un flusso di 18 milioni di passeggeri all'anno per l'aeroporto. E ovviamente queste erano stime pre-Covid, probabilmente l'orizzonte si sposterà un po' più avanti, e che in base alle quote modali medie che si prevedono per infrastrutture di questo tipo ci consentiva, per ottemperare o meglio per soddisfare la domanda, di avere un totale di 92 treni al giorno, quindi 56 regionali e 36 lunga percorrenza. Quelle che vedete lì sono le tipologie, adesso per la parte regionale ci sono anche i ROC che comunque sono compatibili con, sono più o meno delle stesse dimensioni del 4-6-4-7 carrozze, anzi è un pelino più corto. E quindi coprendo una fascia di fatto diciamo quasi globale, diciamo dalle 6 di mattina fino a mezzanotte. Vedete che i treni notturni, per come li intendiamo noi, sono pochi, perché nello scenario che si è ipotizzato all'inizio a mezzanotte si interrompeva il servizio. E questo è il primo scenario. Il secondo scenario è quello del 2040, dove prevedeva un incremento ulteriore a 24 milioni e 4. E che secondo sempre gli studi di traffico, o meglio degli studi degli utenti dell'aeroporto, questo incremento sarebbe generato soprattutto dal bacino orientale, quindi
Per questo motivo l'incremento di traffico lo si vede soprattutto sul bivio lato Trieste. Quindi in questo caso sarebbe il momento in cui sicuramente avremo la necessità di far transitare alcuni treni che normalmente vanno sulla Mestre Trieste. Vi faccio una breve descrizione, poi ho moltissime slide, andrò velocissimo, poi se c'è qualche domanda che volete farci siamo qui. Allora, diciamo che come opera è un'opera abbastanza completa, diciamo, perché in poco spazio vediamo tutte le caratteristiche, tutte le tipologie di infrastrutture che normalmente vengono utilizzate in ferrovia. Quindi vediamo rilevati, viadotti, trincee e gallerie. Nel dettaglio, vi dicevo prima, la bretella si stacca con un doppio bivio dalla linea Mestre-Trieste, che è quella nera che vedete qui sotto. Da un lato abbiamo un doppio binario, perché appunto dagli studi di traffico abbiamo visto che gran parte del traffico ci serve da questo lato, nel lato Trieste abbiamo un semplice binario. Dopodiché qui abbiamo delle interferenze con infrastrutture esistenti che gestiremo in parte realizzando in trincea la ferrovia, in parte ovviamente creando delle opere sostitutive. Adesso questa è tra l'altro una coreografia vecchia perché prevedevamo un cavalcaferrovia qui e uno qui, mentre nell'iter autorizzativo ci hanno prescritto di fare un sottopasso lato Trieste e qui mantenere il cavalcavia per le macchine e fare un sottopasso ciclopedonale. Poi scendendo, qui finisce il bivio, qui alla mia sinistra, inizia il viadotto che serve sostanzialmente per superare il collettore sotto Dese e poi il Dese tramite un viadotto e un ponte ad arco che poi vedremo più nel dettaglio e attraversando diciamo, il borgo di Calito Marino per poi scendere nella sezione successiva. Nella sezione successiva abbiamo l'inizio la ridiscesa del viadotto, c'è una zona dove andremo a realizzare un firefighting point, poi vi spiegherò cos'è, ma è una sorta di fermata che tra l'altro l'abbiamo progettata anche compatibile con una potenziale futura fermata stadio o fermata Bosco di Mestre, visto che proprio dal lato opposto della tangenziale verrà realizzato quell'intervento, ma nasce, cioè, la necessità viene dalla normativa antincendio, ossia qui siamo all'imbocco della galleria, quindi un treno incendiato tramite diciamo, dei sistemi automatici viene portato in questa zona sicura dove possono accedere i vigili del fuoco. Sono delle aree che sono presenti in tutte le gallerie ferroviarie e gli imbocchi. Poi tutta la parte successiva viene realizzata in galleria. Poi vi farò vedere anche un po' come è pensata dal punto di vista realizzativo. Galleria che passerà sotto la bretella autostradale. E per realizzarla realizzeremo prima il concio fuori, diciamo, al di fuori del sedime dell'attuale bretella per realizzare quindi una deviazione della bretella autostradale, fare il concio sotto la sede esistente e poi ripristinare la strada. Stessa cosa poi faremo anche sulla statale 14, non è rappresentata ma la questione è la stessa, quindi deviamo la statale per poi ripristinarla. Sempre in galleria andremo avanti e realizzeremo tutto il cappio, quindi tutto il percorso circolare che gran parte di esso passa sotto il parcheggio dell'aeroporto, per poi andare anche a realizzare la stazione, che in questa vedremo poi meglio nel dettaglio, in un'area diciamo prospiciente l'attuale parcheggio e diciamo integrato con il master aeroportuale. Anche qui provo a dare delle risposte a probabili domande, visto che ce ne sono venute tante, nel senso che il posizionamento della stazione sembrerebbe lontano, in realtà lo sviluppo dell'aeroporto prevede anche sia un avvicinamento del terminal verso la stazione, ma anche la realizzazione di una passerella che si chiama Moving Walkway, che passa praticamente sopra il parcheggio tramite dei tapirulà e porta direttamente all'hub ferroviario e all'hub, scusate, aeroportuale. Questa è un'altra vista del cappio con il suo percorso. Allora, ovviamente per fare il progetto abbiamo analizzato bene il territorio sia dal punto di vista bibliografico che con dei sondaggi e devo dire che sicuramente non è tra i territori più facili dove realizzare infrastrutture ferroviarie. E abbiamo fatto un inquadramento quindi geologico diciamo ad ampio spettro, abbiamo valutato la subsidenza che è uno dei fenomeni che nella nostra zona è molto diffusa, rischio mareggiate visto la vicinanza con la laguna e anche il tema del cuneo salino. Dopodiché abbiamo sviluppato anche un modello idrogeologico perché come magari qualcuno di voi ha già intuito, realizzare un cappio così in una zona dove le falde si trovano praticamente a piano campagna potrebbe fare una sorta di effetto diga e quindi abbiamo sviluppato un modello per vedere l'effetto che avrebbe avuto e quindi per cercare delle soluzioni.
Allora, sì, le dicevo, abbiamo fatto una serie di indagini che sono qui mappate nella planimetria, per studiare un po' il territorio. Il territorio, diciamo, dal punto di vista delle criticità geologiche non ne abbiamo rilevate, cioè, nel senso, se non ci fosse la necessità di fare un'opera ferroviaria, diciamo, non è un'area dove sono presenti dei dissesti. Abbiamo diciamo, un problema legato al fatto che sotto il piano campagna, ma direi quasi il piano campagna, abbiamo sia la falda freatica che dei corpi semiartesiani, quindi abbiamo sia acqua non in pressione che acqua in pressione, che per quanto riguarda la falda freatica parte dal piano campagna e va fino a